Buongiorno e ben ritrovati da Chiara Principi e questa nuova edizione del TG Web di Newsmarket.it. Diamo subito uno sguardo insieme ai titoli. Incendi, 4 persone denunciate per il rogo di Montefortino, l'accusa è di incendio boschivo colposo. Sono 16 clienti del settore edile beneficiari di crediti e leasing da parte di Banca Marche. Caldo, picco massimo ad Ancona, passi a domicilio per gli anziani. Compie 20 anni il Parco Nazionale dei Monti Sibillini. Come abbiamo sentito dai titoli, incendio, 4 le persone denunciate per il rogo di Montefortino. I carabinieri hanno denunciato per incendio boschivo colposo 4 persone ritenute responsabili del vasto incendio divampato nel primo pomeriggio del 31 luglio a Bacile di Montefortino. È stato accertato che nel luogo l'incendio è stato causato da alcuni operai che stavano utilizzando utensili a fiamma viva. Per quanto riguarda invece la notizia di Banca Marche oggi, pubblicata dal Corriere Adriatico, sarebbero interessati i fratelli Diego e Andrea Della Valle e poi il papà delle Wings, Iginio Straffi, che hanno aderito all'appello del presidente Gianmario Spacca per rilanciare con le proprie forze l'istituto di credito, per rimettere in sesto i conti dell'istituto marchigiano. Dicono gli ispettori del palazzo di Banca Italia, servono 300 milioni di euro. Bene, ora andiamo a Pesaro con Gabriele Grasso. Bentrovati dalla redazione di Pesaro. Incidente mortale di Petriano. Sono negativi i test effettuati sul 69enne di Fossombrone che sabato sera ha investito uccidendo la piccola Giulia di 4 anni. L'uomo non era né drogato né ubriaco. Ora l'attenzione degli investigatori si sposta sulle condizioni dell'auto e sulla funzionalità dei freni. Un motopesca è stato multato dalla Guardia Costiera di Fano per aver violato il fermo biologico attivo da lunedì sul mare Adriatico, sequestrati ben 80 kg di prodotto ittico che era destinato a 2 istituti religiosi. Da Pesaro tutto, vi restituisco la linea. E oggi, secondo il bollettino diramato dalla Protezione Civile regionale, è il picco di caldo, emergenza nelle Marche e ad Ancona, la città più calda della regione. Oggi e domani si arriverà al livello numero 3, condizioni quindi di elevato rischio e temperature percepite fino ai 38 gradi. Domani poi vedremo nelle previsioni del tempo, si arriverà fino a 40 gradi. Il comune di Ancona ha attivato una serie di servizi, la consegna dei pasti a domicilio per gli anziani, sale climatizzate, ad esempio presso la Croce Gialla e le circoscrizioni comunali e l'associazione Filo d'Argento Dorico e 2 centri sociali. E parliamo invece di un compleanno del Parco dei Sibillini, 20 anni. Il 6 agosto del 93 Carlo Azeglio Ciampi, allora Presidente della Repubblica, firmò infatti il decreto che lo istituiva. Oltre all'atto formale di istituzione dell'ente, il decreto delimitava anche i confini dell'area protetta e la data della sua emanazione, quindi può essere considerata la data della nascita del Parco dei Sibillini. E andiamo a Senigallia con Alberto Olivieri. Grazie e bentrovati. Sorpreso a rubare in casa dalla proprietaria, il ladro è finito in manette dopo la tentata fuga. Sono stati i carabinieri a rintracciare e identificare il malvivente. Si tratta di Achille Scala, 64 anni. La donna ha riferito che l'uomo aveva cercato di entrare in casa, ma poi alla sua vista è fuggito. In zona c'erano 2 pattuglie dei carabinieri che hanno subito rintracciato l'uomo. Il 64enne è stato arrestato per tentato furto e possesso ingiustificato di chiavi alterate e di grimaldelli. È risultato tutto in regola dai controlli effettuati dalla Guardia Costiera nelle pescherie e ristoranti di Senigallia. Brutta sorpresa invece per 2 persone con il rastrello che sono state sorprese a raccogliere le vongole nello specchio d'acqua antistante la battigia, malgrado il divieto in vigore dalle 7 alle 20. Per i 2 è scattata la sanzione di 1000 euro. È tutto, vi restituisco la linea, vi ricordo il sito radiovelluto.it. Ed infine diamo uno sguardo al tempo previsto per domani. Ovviamente cielo sereno in tutta la regione, venti deboli sud-occidentali, qualche brezza nel pomeriggio. Le temperature sono stabili, nei valori estremi un leggero calo dalla sera, le minime fra i 23 e i 26 gradi, le massime fra i 38 e i 40 gradi, afa diffusa su tutto il territorio marchigiano, quindi ancora attenzione alta per quanto riguarda le temperature anche per domani. È davvero tutto, io vi
ringrazio e vi saluto. Vi do appuntamento nel pomeriggio, sempre in questo spazio del TG Web, però con lo speciale Summer Jamboree. Da Senigallia, le immagini, i volti e le interviste del Festival della Cultura della Musica Americana anni 40 e 50. È tutto, buona giornata.